Amici di Vegetaliano, bentornati. Questa volta dalla residenza di Capranica, che è un bellissimo borgo medievale vicino Viterbo, a Roma Nord, faremo una ricetta piuttosto laboriosa, ma per una semplice ragione. Noi vegani o vegetariani abbiamo difficoltà a trovare nei bar, come una volta, i club sandwich, i tramezzini, i toast, che siano ovviamente vegani, per cui ho deciso di farmelo a casa da solo. E questa è la ricetta, come avete visto già dal titolo, dei club sandwich. Gli ingredienti di questo club sandwich sono tofu, che ho diviso in fettine, 125 grammi, tofu naturale, olive taggiasche liguri, molto buone, ovviamente denocciolate e biologiche. Poi abbiamo della senape, salsa di soia, un fungo, questo lo dividerò in fette e poi lo cucinerò insieme al tofu con olio, sale e pepe. E poi abbiamo dei pomodori secchi, questi olio e insalata mista. Questi pomodoretti, quando li comprate, se li comprate al mercato, non dovete mangiarli così, ma vanno lessati come ho fatto io, lessati 4-5 minuti in acqua e aceto per farli rinvenire. Io li lavo anche prima per levargli un po' di sale e anche perché non si sa come sono stati trattati. Invece per il pane, diciamo, da usare per il club sandwich, ho trovato questo bauletto biologico di farina integrale e senza ovviamente lo strutto, perché noi vegani dobbiamo fare attenzione perché questo tipo di pan carré in genere ha lo strutto o olio di palma, alcol, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Poi cercherò di trovare insomma il modo di farcelo da soli. Cominciamo con una padella antiaderente con olio extravergine d'oliva. Siccome mi trovo a Capranica e sono un fissato per l'olio extravergine d'oliva, in questa zona, cioè Roma Nord, Alto Lazio, c'è Vetralla e a Vetralla c'è un olio eccellente che è fatto con sole olive canino. E comunque un po' tutta la zona è buona qui per l'olio. Poi c'è uno spicchio d'aglio di sulmona, non argentino o cubano o cinese. E poi abbiamo il peperoncino calabrese, veramente molto arrabbiato e biologico. Questo perché? Perché voglio diciamo, scottare e saltare in padella sia il fungo che il tofu. Io sono veg non mangio animali e derivati da più di 35 anni e devo dire che non è vero che noi siamo costretti a mangiare cose strane come, tra virgolette, come il tofu. In realtà io il tofu, chi mi conosce sa che lo uso da poco, perché è il statut de carton, ma se tu lo sai cucinare, cioè se riesci a marinarlo in un modo, per esempio col tamari, con lo shoyu, con la salsa di soia, con olio, peperoncino, aglio, diventa estremamente gustoso e versatile. Ecco le nostre fettine di tofu e di funghi. Ci aggiungo un po' di tamari, che è salsa di soia, e poi aspettiamo un pochino li saltiamo. Li ho coperti un pochino e mentre si cucinano i nostri funghi con il tofu potete già iniziare a mettere il forno a 180 gradi per scaldare il pane, oppure se preferite potete usare una piastra in ghisa sopra il fuoco. Ed eccoci qua per il rush finale. Ho bruschettato il nostro pane quotidiano. Adesso ci vado a mettere sopra un po' di senape.
Questo ovviamente se vi piace, altrimenti potete usare anche, cioè nei miei video, la maionese vegana, cioè una ricetta che io ho fatto, è molto semplice, solo che qui non avevo il mini pimer. E quindi, prima fettina e andiamo a comporre il nostro bel club sandwich con un po' di funghi. Sono andato a prendere la forchetta, dicevamo tofu, e poi mettiamo un po' di funghi. Vi devo dire che l'ho assaggiato, è veramente eccellente, con un po' di pepe. Poi ci metto, direi che questo piano è a posto, magari un po' di insalata che ho condito, olio, sale, limone, e quindi ci posso mettere un po' di insalata. Poi ovviamente ognuno fa come crede, può fare anche 18 piani, tanto non ti vengono ad arrestare. Poi qua possiamo mettere un po' di pomodorini secchi, che però sono rinvenuti con acqua e aceto e abbiamo condito con olio, sale, un po' di insalata. Possiamo pensare pure a una all'avocado oppure alla frittata con la farina di ceci, e quindi fare di tanti tipi. Anzi, io sto pensando di creare una playlist dove farò solo sandwiches oppure tramezzini oppure, e questo è il primo, e voilà. Allora, io direi che è eccezionale se ci aggiungiamo pure un po' di olive e due pomodoretti, così. Poi film di fantascienza. Ed è fatta. Da Capranica è tutto, è sicuramente molto molto buono. Fatemi sapere nei commenti le vostre prove, perché veramente si può usare quello che ci pare, anche altri tipi di funghi tipo il shiitake, i carciofi, la finta frittata, dicevamo prima, gli affettati vegetali, quello che vi pare. E fatemi sapere nei commenti come è venuta la vostra esperienza. Mettete un like se vi è piaciuta questa ricetta e iscrivetevi al canale, perché ci saranno altre ricette con la frequenza di una al mese, just in time, ovviamente vegan. Ciao!